Mazzoli è un regista, credo anche attore ovviamente di teatro, l'abbiamo visto su Libre TV recitare su dei testi tratti dalla vita di Pier Giorgio Welby. Ecco Emanuele, sei intervenuto qui sul palco, questi 13 anni dalla cerimonia laica per quanto riguarda la morte di Pier Giorgio davanti a questa chiesa che lo aveva rifiutato, ecco, pensi siano trascorsi inutilmente oppure c'è un po' più di consapevolezza oggi? Assolutamente c'è molta più consapevolezza, tanti passi avanti sono stati fatti, il più grosso è stato quello di far diventare di dominio pubblico questo tema che riguarda sempre più da vicino noi tutti, perché la vita si allunga e i problemi con la scienza, la tecnologia, la medicina, con la fede, diventeranno, è un tema che diventerà sempre più impegnativo. Io sono particolarmente emozionato di essere qui questa sera in questa piazza perché appunto io concludo lo spettacolo Ocean Terminal, tratto dall'omonimo romanzo di Pier Giorgio Welby, con una canzone di Bob Dylan che bussa alle porte del paradiso. Io spero sempre che prima o poi anche la Chiesa apra le porte a Pier Giorgio Welby, che ha amato enormemente la vita, e questa sera sono qui per ribadire questo concetto, leggendo delle sue poesie soprattutto e leggendo alcuni passi di Ocean Terminal. Grazie Emanuele Pezzoni.